Egnazia, la città costruita sulle acque tempestose, così scriveva Orazio durante il suo viaggio compiuto alla fine del primo secolo a.C. da Roma a Brindisi. Egnazia è una delle città messapiche e poi romane di cui tanto è giunto fino ai nostri giorni. Il suo circuito murario fu eretto nel IV secolo a.C. ed era lungo 2 chilometri, difeso anche da un fossato. Stiamo per scendere sottoterra nel criptoportico dell'antica città di Egnazia. Questa è una struttura che ormai ci riporta alla città nel periodo romano, in età augustea. Questa è una struttura molto particolare che ha pochi paragoni in giro per il sud Italia. Pare si tratti di una struttura collegata ad un tempio, però su questo gli studiosi ancora non hanno trovato le prove definitive. Tra l'altro le pareti sono intonacate e lascia pensare ad un edificio che doveva raccogliere le acque piovane. La necropoli della città è estesissima. Vi sono diverse tipologie di tombe. Le tombe a fossa, scavate nel banco roccioso, risalgono prevalentemente al IV e III secolo a.C. Le tombe a semicamera, coperte da lastroni in pietra, spesso sostenuti da travi in legno. Monumentali sono le tombe a camera, espressione di gruppi emergenti che nella ricercatezza dell'architettura e delle pitture esaltavano il proprio status. Scavate interamente nel banco roccioso, solitamente si compongono di una camera principale, la cella funeraria, alla quale si accede attraverso un corridoio a gradini. La cella era chiusa da una porta a grandi ante, realizzate con due blocchi in pietra, in alcuni casi dotate di cardini. Stupendo è il complesso sistema per il funzionamento delle terme. Esso partiva da quest'area di servizio attivata da un gran numero di uomini. Alcuni si occupavano delle fornaci per l'aria calda che circolava in una cavità sotto il pavimento. Le vasche non utilizzavano condotte idriche perché Egnazia era priva di acquedotto. Erano alcuni uomini che provvedevano costantemente ad attingere l'acqua dalla grande cisterna. L'imponente via Traiana taglia in due la città. Era la via con cui Orazio entrò qui, a Egnazia, ai tempi del massimo splendore di questa città.